Questa è l'altalena. O sono anche le scale. Che le scendi e le sali. Del Parma, i pro di calciatori, vinceranno, sono leoni, fanno gol, sempre gol. Vabbè ragazzi, dopo il 4-0 al Pordenone abbiamo perso 2-1 contro il Cremonese ieri, tra l'altro era una cosa, sbagliamo rigore, non l'ho vista anche questa partita, non l'ho vista, però ho guardato l'app tutto il calcio, che ragazzi ve la consiglio, e ho visto abbiamo perso praticamente 2-1, per noi in gol Miaila. E meno male che loro hanno sbagliato quel rigore, sennò poteva essere anche 3-1. Cremonese, io è una squadra che rispetto, ripeto, parla poco di ieri perché non l'ho vista la partita, quindi parlo pochissimo perché non so niente, non l'ho vista, però Cremonese è una squadra che rispetto molto, una squadra tosta da battere, infatti venire a vincere a Parma da noi non è facile e loro ci sono riusciti, quindi Cremonese è una squadra tosta che rispetto. E sinceramente mi aspettavo di vincerla, sinceramente, per come si sta andando ora. Però vabbè, dai, ci sta. Ci sta, dai ragazzi, di perdere contro la Cremonese perché, ripeto, è una squadra tosta, si è fatto suo. Per cui dispiace, però dai, l'accettiamo anche perché mai è andata, quindi e testa alla prossima. Ripeto, il gol nostro di Miaila, non ho visto bene l'azione, poi magari la rivedrò tanto, comunque metto gli highlights come sempre. E niente ragazzi, un punto perso perché forse si poteva anche pareggiare, però vabbè dai, 3 punti persi diciamo, perché alla fine la sconfitta te la 3 punti, quindi 3 punti persi e testa alla prossima. Rispetto per la Cremonese, però non mi aspettavo di perdere, quantomeno pareggiarla, ma vabbè dai ragazzi, noi siamo in Parma e noi usciremo anche da questa situazione. Scusate se i video ora saranno un po' più brevi, ma come quello scorso del Pordenone, ma purtroppo non avendo visto le partite non posso parlare più di tanto, capite, quindi vi farò brevi per questo, perché vado un po' a giudizio mio conoscendo le squadre avversarie, ma se non vede la partita non può commentare per bene, quindi vi chiedo scusa se non riesco a parlare bene di queste partite perché non le ho viste, né quella passata con Pordenone e né questa di ieri contro la Cremonese. Dispiace per le sconfitte, però così è il calcio, dai. Spero di non fare alti e bassi, però vabbè, ci sta, dai. Ragazzi, spero ci sta. Cremonese, squadra tosta, a cui io faccio i miei migliori auguri del campionato. Detto questo, scusatemi ancora per il video corto, ora del prossimo cercherò di guardarle, così vi potrò commentare ancora meglio. E niente ragazzi, sempre forza Parma, forza Crociati e alla prossima.